80 anni a questa parte l'areo non è mai stato così basso a far precipitare il livello da un lato, le piogge scarse dall'altro, le necessità di irrigazione dei campi a valle. Durante il lockdown aveva dato un consiglio a un cittadino disabile su come aggirare le norme. Oggi il PM ha chiesto per il sindaco di Merate una condanna a 6 mesi per istigazione a disobbedire. Dopo l'arrivo del mister Tacchinardi è presentato un nuovo staff che affiancherà la dirigenza per la prossima stagione. A occuparsi del calciomercato sarà Davide Tessaro. Buon inizio settimana a tutti, bentrovati al telegiornale di Unica TV, edizione di Lecco. Ci aspetta un telegiornale molto ricco, tante notizie, ma partiamo dal clima. Il Lario non è mai stato così basso, almeno da 80 anni a questa parte, nel mese di luglio. La causa sono le scarse precipitazioni, sia invernali sia in questo periodo, e le necessità di irrigazione dei campi a valle. Mai così basso. Per la seconda volta dall'inizio dell'anno, il livello dell'Ario, rilevato a Malgrate, è il più basso di quelli registrati lo stesso giorno dal 1946. Alle 10 del 4 luglio il lago era 28 cm e mezzo sotto lo zero idrometrico, vale a dire 2 cm in più del precedente record, risalente al 1976. Unico fra tutti i laghi lombardi a registrare un valore così basso, il Lario sta soffrendo più di tutti gli altri bacini una stagione eccezionale per scarsità di precipitazioni. Le piogge cadute in queste ore, annunciate sporadicamente nei giorni di martedì e mercoledì, potranno fare ben poco. Il Lario soffre sia per l'assenza di portata, vale a dire per la mancanza monte di acqua in ingresso, principalmente a causa di un inverno senza precipitazioni nevose, sia per la richiesta di acqua a valle per alimentare le centrali idroelettriche e per le irrigazioni necessarie alle colture della bassa. Dunque, in questo quadro, il nostro lago è un vaso di coccio tra vasi di ferro. Ci dobbiamo preparare a un'estate d'emergenza per le risorse idriche. Fortunatamente il problema nel nostro territorio non è legato agli approvvigionamenti per le utenze domestiche. In via preventiva comunque diversi comuni, incluso il capoluogo, hanno firmato in questi giorni ordinanze per limitare il consumo di acqua agli usi domestici e igienici. Vietato dunque riempire piscine, bagnare gli orti e lavare le auto. A rischio sono invece le coltivazioni. Secondo Coldiretti come Lecco, nel nostro territorio la produzione di foraggio è in calo del 45%, la coltivazione del mais è quella che più sta risentendo, in calo del 10% rispetto alla media della produzione di latte e anche di miele, un quadro non certo positivo alla vigilia di un periodo che notoriamente non è ricco di precipitazioni. Il conto, insomma, lo pagheremo tutto in autunno. In una diretta social ai tempi del primo lockdown aveva dato consigli a un cittadino disabile su come aggirare le norme del lockdown, giustificare la necessità di fare un giro in auto fuori casa. Così si è trovato a dover rispondere del reato di istigazione e disobbedire alle leggi. Protagonista della vicenda il sindaco di Merate Massimo Panzeri. Oggi al Tribunale di Lecco le requisitorie di accusa e difesa. Al termine il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 6 mesi nei confronti del primo cittadino. Il giudice ha deciso di aggiornare la seduta al prossimo 27 settembre. E in attesa del commissario che prenderà il posto tra un mese del sindaco di Ballabio, Appello per Lecco propone di creare un unico comune tra Lecco, Ballabio e Morterone, ma i sindaci valsassinesi non sono d'accordo. Comune commissariato, allarghiamo i confini lecchesi. È la proposta di Appello per Lecco, pensando all'imminente commissariamento del comune di Ballabio. Dopo la seconda bocciatura del bilancio di previsione 2022-2024, infatti, il sindaco Giovanni Bustola fra un mese lascerà il posto al commissario prefettizio, che guiderà il comune valsassinese fino alle elezioni del 2023. Il momento giusto per riprendere il tema della Grande Lecco, cavallo di battaglia della scorsa campagna elettorale di Corrado Valsecchi, capogruppo consigliare di Appello per Lecco e anche rappresentante nazionale del coordinamento per la fusione dei comuni. Chiederemo ai cittadini, alle organizzazioni sociali e culturali di Ballabio Morterone, spiega Valsecchi, di esaminare una proposta che Appello per Lecco da sempre sta cercando di portare avanti, allargare i confini del capoluogo per consentire alle comunità di essere più competitive e avere maggiori servizi.
Un'occasione che Valsecchi ritiene importante per rilanciare i due comuni della Valsassina. In caso di fusione per Ballabio o incorporazione nel caso di Morterone, dal governo sarebbero messi a disposizione ben 20 milioni a fondo perduto distribuiti in 10 anni, risorse ingenti che potrebbero cambiare le prospettive dei cittadini. Ma non solo, continua il capogruppo consigliare. Lecco, Ballabio e Morterone insieme diventerebbero la città capoluogo più verde d'Italia, scalerebbero tutte le classifiche legate all'ambiente, con il privilegio di intercettare più cospicui finanziamenti statali, regionali, europei sui percorsi agrosilvopastorali, sulla manutenzione dei nostri boschi e torrenti, sulla cura e protezione dei nostri alpeggi e delle montagne, sviluppando un processo di turismo responsabile e creando nuovi posti di lavoro. Una proposta che Appello per Lecco vorrebbe sondare attraverso un referendum che coinvolga gli elettori. Secca e contraria alla risposta dei due sindaci. Fusione di Ballabio con Lecco, per me un no categorico e definitivo, commenta Bussola, aggiungendo 5 motivi per cui la proposta non sarebbe da prendere in considerazione. 1. Chi abita Ballabio è orgoglioso di essere ballabiese. 2. Non abbiamo nessuna intenzione di diventare la periferia di un altro paese. 3. Le fusioni tra comuni possono avere successo solo se avvengono tra paesi omogenei. 4. Non ci sono somme in denaro che potranno mai indurre Ballabio a farsi annettere da Lecco. 5. Invitiamo Appello per Lecco a concentrarsi sui problemi del capoluogo, lasciando in pace i ballabiesi. Parere negativo anche da parte del primo cittadino di Morterone, Dario Pesenti. Ma come detto, a breve alcuni scenari muteranno e la discussione resta quindi aperta. Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'annuale classifica di gradimento dei sindaci d'Italia e allora vediamo cosa succede per Mauro Gattinoni, che sarebbe in discesa come indice di gradimento. Quando era stato eletto con il 50,1% e oggi i lecchesi che lo rivoterebbero sarebbero il 44,5%. Bisogna però dire che era stato eletto al 50,1% al ballottaggio, mentre al primo turno era al 41,7%, quindi sarebbe in salita. E nasce il comitato promotore Lecchese d'Italia al Centro, la nuova formazione politica creata da Giovanni Toti. Per la presentazione in città è venuto il capo delegazione al Senato Paolo Romani, che ha detto che questa nuova formazione politica sta con Draghi contro sovranismo e populismo. Presentato il cantiere provinciale di Lecco di Italia al Centro, formazione politica creata da Giovanni Toti che appoggia il governo Draghi. In città, per la prima conferenza stampa, il capo delegazione al Senato, Paolo Romani. Italia al Centro nasce da un gruppo di persone con diverse esperienze politiche, la maggior parte delle quali comunque nasce nell'ambito del centrodestra, e alla prospettiva di capire come si possa essere forza di governo e una forza razionale nella politica, tutto sommato sicuramente contro i populismi e probabilmente anche contro i sovranismi. Riteniamo che in un momento in cui c'è la guerra, l'inflazione, la crisi energetica e l'uscita dalla pandemia non ancora conclusa, ci sia bisogno di un governo che riesca a far rispettare all'Italia quelle famose 528 condizioni che consentiranno al nostro paese di avere i famosi 191,6 miliardi, dei quali ricordo un terzo regalati perché sono contributi a fondo perduto. Bene, ci vorrà a quel punto anche nella prossima legislatura un governo della ragione, della razionalità, dell'interesse del paese e degli italiani. Vedete Draghi possibile premier anche la prossima legislatura? Draghi ha fatto benissimo fino ad oggi, ha lavorato benissimo a livello internazionale, nessuno se n'è accorto, ma il fatto stesso di avere convinto tedeschi e francesi a dare lo status di candidato all'ingresso dell'Unione Europea ha rappresentato per quella posizione che noi abbiamo nei confronti dell'Ucraina una forza incredibile. È protagonista dei consessi internazionali, che siano il G7, che siano il G20, che sia la NATO o che sia l'Unione Europea. Il prestigio del paese è largamente aumentato. Io devo dirle che tutto sommato mi auguro che possa esserci ancora per l'Italia e nel paese per i prossimi anni. A rappresentare Italia al Centro nelle chiese alcuni volti noti della politica, tra cui Beppe Mambretti, promotore dell'iniziativa, e Andrea Secchi, scelto come coordinatore provinciale. Italia al Centro nasce dall'idea di andare a riprenderci spazio in quello che è il centrodestra moderato e liberale, visto i risultati deludenti anche del
del centrodestra per come lo conosciamo, dei partiti classici del centrodestra, e andare a riprenderci un po' quella politica fatta di persone capaci, di persone serie, disponibili, un centro moderato e liberale capace di attrarre il partito più grosso che adesso abbiamo in Italia, che è il partito degli astensionisti. Questo pomeriggio ha preso fuoco una mietitrebbia a Costa Masnaga. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Lecco con un'autobotte e una squadra da Valmadrera a bordo di un mezzo fuoristrada. I pompieri hanno dovuto utilizzare una lunga tubazione, una schiuma apposita per spegnere le fiamme del grande mezzo agricolo. E più di 400 giovani sono stati selezionati dall'Iviland per dei lavoretti estivi, in qualche caso anche con un compenso. Sono lavori in ambito culturale che però hanno una rilevanza anche a livello proprio della comunità. L'ultima campanella è suonata e tra i giovani c'è chi si gode le vacanze e chi invece decide di far fruttare questi 3 mesi con un lavoretto estivo. Più di 400 ragazzi tra i 15 e i 27 anni hanno aderito alle proposte di Liviland. Il progetto dell'associazione prevede l'individuazione di attività formative che arricchiscano la comunità. Per i più grandi, dai 17 in su, le opportunità vertono su impieghi in musei, uffici turistici, centri estivi, oratori e cinema, con tanto di progettazione delle rassegne. Su circa 250 domande sono stati selezionati 74 ragazzi, entrati a far parte del progetto Giovani Competenti, già lanciato negli scorsi anni e sempre più strutturato. Tra i giovanissimi studenti delle superiori, in 350 hanno scelto le attività estive di utile estate. Fino alla fine di luglio saranno impegnati in lavori in aziende agricole, agriturismi e orti sociali, in operazioni di riqualificazione, manutenzione di beni comuni, realizzazione di opere grafiche e artistiche. Sono esperienze caratterizzate da una forte dimensione educativa e di utilità sociale che permettono l'acquisizione di competenze di base tipiche del mondo del lavoro e l'attivazione di processi di socializzazione in un contesto arricchito dal fatto che l'impegno messo in campo va a favore della propria comunità, spiega Marco Faggiano, responsabile di questa azione del progetto Liviland. Le opportunità sono state rese possibili grazie alla sinergia tra l'ambito di Bellano e di Lecco, di numerosi comuni della provincia, degli enti ospitanti e della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Nuovi agenti in forza alla questura di Lecco. Da oggi sono operativi 16 nuovi poliziotti, in gran parte provenienti dalle scuole e allievi della Polizia di Stato. Il questore Alfredo D'Agostino li ha ricevuti ufficialmente e ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro, invitando tutti a indossare la divisa con onore, disciplina e senso del dovere, al fine di dare il proprio prezioso contributo alla collettività lecchese, una realtà piccola, dice, ma allo stesso tempo molto complessa. E ancora novità per la Calcio Lecco: dopo l'arrivo del mister Tacchinardi è stato presentato il nuovo staff che affiancherà la dirigenza per la prossima stagione. Ad occuparsi del calciomercato, Davide Tessaro. A lui il difficile compito di raccogliere l'eredità dell'ex DS Domenico Fracchiolla. Presentato il nuovo responsabile dell'area tecnica della Calcio Lecco, Davide Tessaro, 30 anni, sarà l'uomo mercato della società Bluceleste. Lavorerà fianco a fianco con il vicepresidente Gino Di Nunno e il DG Angelo Maiolo. Tante le idee, ma nessuna fretta, spiega. Meglio aspettare il momento giusto per piazzare i colpi chiesti da mister Tacchinardi. Stiamo valutando tanti profili, anche perché, come avete visto, comunque sia abbiamo iniziato a lavorare un po' dopo. Quindi ovviamente anche col mister dovevamo conoscerci. I ragazzi sotto contratto alla fine erano quelli che sono rimasti, sono solo 9, quindi la squadra va costruita, vanno inseriti un po' di tasselli e di conseguenza stiamo valutando tanti profili anche col mister, sia a livello di under che a livello di over. Comunque sia anche col mister siamo d'accordo di fare una squadra ben strutturata, che al di là dell'aspetto fisico andiamo a valutare anche tanto l'aspetto mentale. Per quanto riguarda invece i giocatori, quelli in cui c'è stata la scadenza di contratto, sicuramente sì, Zambattaro e Giudici sono due profili importanti, ma anche con altri stiamo discutendo e stiamo vedendo un attimino quello che si potrà fare poi eventualmente in futuro, ecco. Sicuramente l'idea è di andare a inserire comunque davanti quella che può essere una punta importante per il mister, una punta di categoria che ci possa dare una grande mano. Con Ganza abbiamo parlato anche col ragazzo, ma anche col suo procuratore, e stiamo un attimino, giustamente loro stanno anche loro valutando le situazioni e le offerte che si sono presentate e vediamo
vediamo più avanti, sicuramente non è magari una cosa nell'immediato, però non chiudiamo la porta a nessuno. Abbiamo parlato sia con il Monza che con l'Atalanta, con l'Inter, quindi un po' di discussioni aperte sia per quanto riguarda giovani e over, quindi su tutti e due, diciamo, i fronti. Cerchiamo di proseguire su questa strada, anche perché comunque sia avere dei buoni rapporti con queste società, con dei giocatori di estremo valore, sarebbe sbagliato non sfruttarli. Quanto al resto dello staff, confermato vice allenatore Andrea Malgrati, ritorno dopo 3 anni per il preparatore dei portieri Alessio Locatelli, il preparatore atletico sarà Diego Scirea, ex Pro Patria, salto di categoria infine per la dottoressa Chiara Airoldi, che diventerà responsabile sanitario del Como in Serie B, resterà comunque consulente della società Blu Celeste. Ed è questo il nostro inizio settimana. Io vi ricordo che potete seguirci durante il giorno su Facebook e sui nostri portali per vedere le notizie in tempo reale, e il telegiornale torna domani alle 19:20. Vi auguro una buona serata, una buona settimana.